e poi la prima apertura di una parte per i giochi olimpici, la seconda per il varie scadenze. Ci abbiamo messo 18 anni, però l'orgoglio della città. Allora si può, voglio dire, essere molto flessibili nelle intenzioni da parte del committente, basta avere una politica chiara. Ma quando la citazione prima di questa formazione che volete iniziare sulla parte amministrativa è importantissimo, anche quando dico 150, cioè 400, un architetto ogni 400 persone, non tutti hanno il talento del disegno, dell'immaginazione, della razionalizzazione delle forme, però potrebbero essere dei bravissimi funzionari comunali, no? dei manager che diventano, che creano la dualità e quindi la serietà della cosa. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. In riferimento sempre alla citazione di Vitruvio che ci ha riportato, mi veniva da pensare, oggi l'architettura, comunque i professionisti dell'architettura, gli architetti, hanno ancora la necessità di saper dialogare, di avere una certa sensibilità rispetto a tutti quegli aspetti della conoscenza che elencava Vitruvio. Però oggi le competenze specifiche di ognuna di queste materie sono talmente approfondite, talmente complesse che nessun singolo architetto le può gestire e quindi rientra in gioco in maniera sempre più importante l'attività della consulenza. L'architetto si rivolge spesso a molte consulenze specifiche, ma deve essere in grado di mantenere la regia, di tessere le file, di avere la visione complessiva rispetto a tutte queste specificità che oggi sono veramente molto approfondite. E quindi volevo un attimo conoscere il suo punto di vista, la sua esperienza, questo che credo che sia oggi il tema cruciale, cioè quello che diceva Vitruvio, la capacità di saper ascoltare, fra le altre capacità dell'architetto, oggi con il ruolo veramente importante che sta prendendo la consulenza in alcuni complessi progetti, penso che sia insomma quello che sappia fare la differenza in un grande architetto. Volevo chiedere la sua opinione, questa è solo un'idea. No, io intendevo più, e credo che Vitruvio intendesse, la formazione interna di ciascuno di noi, quindi non vale solo per gli architetti, vale anche per qualunque, credo, disciplina, no? Cioè una formazione di carattere generale, cioè per poter, come dire, essere attenti ai cambiamenti, alle situazioni, cioè certo che poi se abbiamo un lavoro specifico il consulente tecnico c'è, ma è sempre non è che per progettare una scuola, per esempio, ho bisogno del consulente filosofo, devo avere dentro di me la conoscenza per poter dialogare con quelli che la scuola lo vogliono fare. Posso inserirmi, poi do la parola, eccomi. Volevo solo inserirmi perché sono sulla chiusa della risposta. Quando noi siamo venuti a trovarti e a chiederti di venire a tenere la relazione, e ne siamo molto felici visto il risultato, tu ci hai parlato del lavoro che stavi facendo per la biblioteca, se non vado errato, di Bologna o di Modena. Okay. Ora, adesso io poi ci ho ripensato ancora, che mi sembra una cosa interessantissima dover occuparsi di progettare una biblioteca. Pensavo che magari dicevi qualcosa, probabilmente interessa qualcuno. È stato... No, la grande biblioteca di Milano non si fa più. Appunto, uno dei tipici esempi di concorso con un vincitore, zero. No, invece, a Modena la biblioteca estense è
la fondazione della banca di risparmio di Modena, e che fa un concorso, acquista tutta un'area di più di 20.000 metri quadri dove c'è un edificio ex ospedale del Settecento, più altri edifici, e decide di fare un polo culturale. Nel polo culturale ci sarà la biblioteca estense, la biblioteca che comincia dal Cinquecento a Ferrara, che poi lo Stato Vaticano butta fuori da Ferrara e i duchi vanno a Modena e si trascinano dietro i libri fino a quel momento. Questa biblioteca estense è dello Stato e dobbiamo sistemare 1 milione di libri. A me è come Paperon dei Paperoni, 1 milione di libri, è magnifico. Poi c'è una biblioteca Poletti, poi c'è la scuola della fotografia e dell'immagine, che è fortissima a Modena, poi c'è un centro di esposizioni temporanee e poi c'è dell'università, l'istituto linguistico, con tutte le aule, i professori. E allora ti ho parlato con entusiasmo perché stiamo facendo e ci divertiamo. È un altro di quei segni positivi, sì, come il collegio, che dà ottimismo, sì, razionale. Sì. Prego. Ho colpito da Vitruvio, anche perché a scuola tanti anni fa le versioni di Vitruvio non erano molte, no? Per cui questo è servito a ricordare qualcosa. Allora, torno al tema di Vitruvio, perché la citazione mi aiuta una riflessione sulla specializzazione spinta che c'è stata negli ultimi 30 anni, quindi dove il sapere, invece che essere allargato, no, diventava un sapere molto specialistico. E a parte essere d'accordo sul fatto del sapere allargato, ma qui abbiamo un'esperienza che è quella del collegio, che va in quel senso. Però purtroppo il mondo non è solo collegio di Milano, no? E la dinamica dell'educazione è una dinamica degli ultimi 30 anni molto sulla specializzazione. Allora io volevo sapere cosa ne pensa lei del contrasto fra una dinamica che tende a sparare un proiettile solo in un punto preciso e l'altra dinamica, che è quella di guardarsi intorno. L'unica risposta che io ho visto fino adesso è quella del lavorare in team, non quindi in una dinamica dell'allargamento del sapere dell'individuo, ma nel conoscere altri con i quali poter lavorare, e quindi che hanno saperi diversi dal nostro. Grazie. Sono d'accordo. No, cioè è inevitabile che se lei si interessa di molte cose poi conosce delle persone anche, no? E quindi il gruppo si dilata. Nel lavoro specifico la scelta cade sugli specialisti per forza, no? Perché io non posso, come dire, competere con Cacciari, anche se leggo libri di filosofia, capito? Cioè non fondo delle nuove idee filosofiche. Ma è importante, secondo me almeno è così. Posso aggiungere, se mi permetto, una piccola cosa? È esattamente come interverresti sulle facoltà di architettura. Semplicemente perché io ricordo, siamo nel periodo, data la mia esperienza, le facoltà di architettura sono così trasformate che se uno entrava lì non sapeva se entrava in una facoltà di sociologia, di economia, di storia, eccetera, tutto tranne che del costruire. A me sembra sia stata una diversione questa, grave e foriera di grandi guai poi in futuro, nel senso che poi l'insieme della committenza, degli interessi, eccetera, ha imposto anche degli architetti con idee nebulose, no? E che erano diventati dei tuttologi generici, ma imposto un insieme di indirizzi che forse si fossero formati in maniera più precisa, così non sarebbe avvenuto. Ma questa è un'immagine che io ho di tutto. Corrisponde, ma